Siamo qui alla vigilia di Pesach con la coordinatrice delle attività della CREAR, del Circolo Ricreativo Le Palme, che sta facendo le ciambellette di Pesach. Ecco, guardate come sono venute bene. Fra 2 giorni comincerà Pesach. E vorremmo sapere, ci concede una piccola intervista, signora? Allora, tra 3 giorni sarà Pesach. Le ciambelle sono una cosa molto delicata, le vanno fatte solamente se uno sa e conosce le regole dell'alacà. La farina non deve venire a contatto assolutamente con altro liquido che non sia olio o uova. Ma Per dai. cui, e poi, possibilmente non si devono far bruciare come Ma sto ecco, facendo ma che io cosa, quali in sono gli questo ingredienti? Il segreto momento. della tradizione romana? Il segreto della tradizione romana è veramente un segreto di Pulcinella: uova, olio, farina e zucchero. Non ci vuole nient'altro. La ciambella va cotta a poco tempo, altrimenti si indurisce e si dovrebbe evitare di farla rimanere in attesa. Va impastata e cotta immediatamente, evitando che possa gonfiarsi e che possa subire alcuna lievitazione, anche se naturale. Bene, allora vogliamo augurare a tutti quanti i romani, gli ebrei, tripolini, persiani, israeliani che sono a Roma un buon Pesach. Io dico buon Pesach in italiano, Aksamea, Tripolina, poi ci sono 100.000 altri modi di dirlo. E nel modo auguri a tutti, passate gli 8 giorni in serenità, ricordando tutto quello che c'è scritto nella Torah e le lezioni dei vostri rabbini. Chag Sameach a tutti allora. Ciao ciao. Aksamea a tutti. Chag Sameach.